Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, e apriamo con questa immagine che non è il massimo, ma intanto dopo una settimana di vacanza è tornato con noi Beppe Marconi. Bentornato. Avete sentito la mia mancanza oppure no? Tra l'altro in tua assenza io ho nominato un vice. A chi? Ah sì. Ai. Quando tu non ci sarai c'è il vice. E chi è? C'è un vice. Chi è? È l'amico Fausto Brogi. Non lo presento. Sì, ce l'hai presente, che con lui abbiamo fatto l'SOS Alzellina, ti ricordi? Ah, sì. Con lui siamo andati in un cantiere che è diventato un dormitorio, abbiamo parlato dei cavallotti rotti, eccetera. Comunque, siamo tornati in via Bonconte da Montefeltro perché non solo la situazione non è stata risolta, ma direi che è peggiorata, perché sì, guarda, abbiamo anche la foresta, vedi, sì. Bella. Tra l'altro questa vegetazione, questa è tutta ortica, potrebbe servirci per farci le tagliatelle all'ortica, sono buoni? No, i ravioli. Ah, i ravioli, anche se sì, gli impacchi. Impacchi anche. A te dicono che sì? Non hai fatto uno shampoo all'ortica? No. Vabbè. E comunque la situazione è peggiorata non solo per la vegetazione, tra l'altro è anche pericolosa per la strada perché non c'è una bella visuale, ma poi vedete che continuano questi scarichi che non si sa bene da dove vengano, che provocano un odore nauseante che è notevolmente peggiorato rispetto a quest'estate, e poi non so se c'è anche qualche inquinante, quindi non lo so. Ma sicuramente ci sarà un po' di tutto, visto che sono scarichi di abitazioni che sono tutti a cielo aperto. Guarda come imperano tutti gli animali, le mosche, zanzare, vespe e così via. E quindi di conseguenza questa proprio crea un'insolubilità paurosa e sicuramente pericolosa anche per la salute, perché può creare anche problematiche abbastanza importanti. Ma tu pensa, una bischerata, un incidente, uno cade qui e muore per questi... Se non muore per incidente, muore per odori nasebondi, non ho capito io. Io penso che qui un intervento dovrebbe essere fatto e abbastanza immediato. Speriamo in consiglio comunale, una volta che ci veniamo, che qualcuno faccia qualcosa. In consiglio comunale è stata fatta una domanda, ma non su questa zona ma su Quarata, una petizione per realizzare una fognatura pubblica a Ortali. Si intende finalmente raccogliere questa segnalazione. L'assessore Sacchetti aveva detto che la problematica degli scarichi a cielo aperto è diffusa e non riguarda effettivamente